Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo qua con un nuovo squad builder, quindi due squadre assurde da 750.000 crediti. Avete votato in migliaia come sempre, questa volta ha vinto abbastanza nettamente le squadre a 750.000, quindi andremo a vedere due squadre di diverso tipo a 750.000 e ovviamente ricordate che su PlayStation e Xbox c'è una differenza in termini di prezzo, quindi una squadra a 500.000 su Xbox spesso da 700.000 su Play, quindi cercherò di dirvi i cambi da fare per avere la 750.000 su entrambe. Detto ciò, volevo anche aggiungere ragazzi, da oggi fino a circa il 15 di aprile, se dovete comprare qualcosa sul sito di Xiaomi, quindi vi consiglio di andare, potrete usare il mio codice sconto Xiaomi Insta, lo scriverò qua da qualche parte, scritto in italiano ovviamente prima che mi insultano, è X-I-A-O-M-I Insta, cioè quindi due in mezzo. Detto ciò, vi consiglio di passare anche perché il 7 aprile ragazzi esce il nuovo Mi 10, sia Mi 10 che Mi 10 Pro. Sono stati annunciati oggi una serie di incredibili dispositivi a parte di Xiaomi, hanno annunciato anche il router, la televisione, quindi un sacco di roba, vi consiglio di passare dal loro sito e di stare aggiornati e lì in realtà se fate anche streaming o così vedono anche una luce smart che è figa, che ho chiesto anche a me di mandare. Mi raccomando ragazzi, raggiungiamo 2000 like per un prossimo episodio, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, mi raccomando iscrivetevi al canale, passate da Twitch come sempre ragazzi perché su Twitch se vi abbonate vi faccio le squadre sempre, inoltre su Twitch gioco la Weekend League, facciamo un sacco di altre roba e passate anche da Instagram perché pure su Instagram faccio un sacco di contenuti per aiutarvi, squadre eccetera eccetera, sto facendo 2-3 volte a settimana, quindi nulla, passate e fatemi sapere nei commenti quale squadra preferite tra queste due. Iniziamo come al solito con la prima squadra, vi ricordo ragazzi di fare come sempre votare con hashtag, quindi hashtag team 1 se preferite questa o hashtag team 2 se preferite la seconda. Mi raccomando, scrivete nei commenti qual è secondo voi la migliore e come le migliorereste e magari condividete con noi le vostre squadre se sono da 750.000 crediti in modo da avere delle alternative. Iniziamo dal portiere che è Gigi Donnarumma, 1,96 m, versione 87, 3 di piede debole, 92 tuffo, 92 riflessi, 84 piazzamento, 84 di presa, 77 rinvio e una discreta velocità. Ovviamente va utilizzato con lo stile intesa base che gli va a migliorare quasi tutte le caratteristiche dal 93-94 in su, a parte il rinvio che rimane 87 e l'accelerazione che andrà invece a 52. La velocità comunque è già buona a 56, è un portiere comunque forte, acrobatico, è un portiere che esce molto dalla porta, esce spesso sui cross, quindi è un portiere abbastanza aggressivo in termini difensivi o comunque di parate. È un ottimo portiere secondo me perché quel tuffo e quei riflessi lo rendono un portiere molto forte, oltre che per il fatto che è alto 1,96 m, secondo me è una delle migliori scelte in Serie A. Poi abbiamo Nelson Semedo, versione 82, 4 di mossabilità, 3 di piede debole. Questa carta l'abbiamo vista un miliardo di volte, è molto utile per ibridare e per incominciare a impostare la squadra per un futuro, perché poi ovviamente questa carta andrà upgradata quanto prima possibile, perché a questo punto del gioco incomincia a essere non ottimale avere questa carta, però per me per adesso perlomeno può essere un'ottima soluzione. In termini di velocità comunque molto molto veloce, in termini di dribbling è già forte perché è molto agile, ha un'ottima reattività, un ottimo equilibrio, controllo palla, dribbling un filo meno e non è freddissimo, proprio che questa forse è una delle caratteristiche che si sentono di più per un terzino, diciamo tra quelle che non funzionano nella sua carta. Poi a livello difensivo abbastanza equilibrato sull'80, è resistente e l'elevazione è ok. Diciamo che questa carta gli mettiamo sentinella, così gli migliora di parecchio la forza fisica e la difesa e in questo modo comunque rimarrà un giocatore estremamente agile, veloce, con 4 di stelle skill. In generale comunque la difesa aumenterà parecchio, sarà più forte fisicamente, resistente, più forte di testa e per me sarà perfetto. Poi abbiamo Alessio Romagnoli, 3 di piede debole, 2 di mossabilità, normale alto, 1,88 m, la velocità è ottima, velocità scatto 84, 77 accelerazione, difensivamente già molto molto forte, abbastanza forte fisicamente. Diciamo che leggendo la carta direi che dove ha bisogno è la forza fisica, dove ha bisogno un pochino di forza fisica, un po' di elevazione, la difesa è già buona, bisogna magari qualcosa in termini di scivolata. Non è incredibile agilità e equilibrio, ma ha già 99 passaggio corto e 99 passaggio lungo, quindi non metteremo motore, ma metteremo ancora, perché ha bisogno, secondo me, di migliorare queste caratteristiche. Poi, comunque, non ha grandi trait, quindi, secondo me, ancora ci sta bene. Poi abbiamo Juan Jesus, versione il cammino verso la finale Europa League, basso alto. Non so quando e se verrà mai upgradato, se riusciranno ad andare avanti, però comunque già così è un'ottima carta, non costa tantissimo. Buonissima la velocità e l'accelerazione, grandissima reattività, è abbastanza agile, cioè è agile per essere un difensore centrale. La difesa è già molto molto buona, abbastanza forte fisicamente, cioè è forte fisicamente, è resistente, super aggressivo e super elevazione.
Diciamo che questa carta non è che ha caratteristiche specifiche cui ho bisogno particolarmente. Io gli metterei anche a lui ancora per migliorargli parecchio velocità, difesa e fisico, perché di agilità secondo me basta avanza, non è un grandissimo palleggiatore, però in realtà in game secondo me sarà un filo meglio. Non ha neanche lui trait. Passiamo poi a Theo Hernandez, 3 mossa abilità, 3 piede debole, alto normale, super veloce, super forte fisicamente, ottimo in contrasto, ottimo la scivolata e l'intercettazione ok, abbastanza agile, non troppo equilibrio, buono il passaggio corto e buonissimo il cross e la potenza di tiro. Direi che anche lui nuovamente gli mettiamo o ancora o eventualmente sentinella, anzi forse in questo caso metterei sentinella, perché secondo me la velocità basta e avanza. Quanto più di cosa ha bisogno? Lui ha bisogno di intercettazione e lettura difensiva, perché 67 di lettura difensiva è veramente poco e quindi è veramente scarso a leggere le situazioni in difesa. Secondo me ha bisogno di un upgrade sotto quel punto di vista. E comunque con sentinella gli miglioriamo anche il colpo di testa e la forza fisica, e così andiamo anche a sopperire al problema dell'equilibrio. Poi, dopodiché abbiamo Ousmane Dembélé, un'altra carta che come potete immaginare qua per chiudere l'intesa. 5 abilità, 5 mosse di piede debole, cioè 5 di abilità e 5 di piede debole. Poi è molto veloce, sicuramente velocità e accelerazione sono tra le caratteristiche migliori, agilità stessa cosa, il dribbling e la velocità secondo me non hanno granché bisogno. Dove lui ha bisogno, anche se ha una buona potenza tiro, è sicuramente migliorare la finalizzazione. Il cross è buono, io gli metterei il solito stile intesa che gli dà tiro e passaggio, e la carta almeno per adesso può reggere. Poi abbiamo Allan versione 86, 4 di massa abilità, 3 di piede debole. Questa carta è veramente forte, non è l'87 perché non riusciamo a permettercela per adesso perlomeno, però è comunque un'ottima carta perché a livello difensivo ha statistiche incredibili, resistenza è ottima, è già abbastanza forte fisicamente, in realtà questa carta ha pure un ottimo passaggio. Difficile anche qua dire cosa gli darei, perché potremmo dargli sia ancora che motore. Io gli darei anche qua ancora, ancora il sdegno motore, perché? Perché comunque in difesa è forte e migliorargli un pochino ci sta, ma non è super rilevante. Però più che altro gli miglioriamo velocità scatto e gli miglioriamo la forza fisica. Secondo me non ha particolarmente bisogno del passaggio e non ha particolarmente bisogno del dribbling, quindi io gli metterei ancora, secondo me è perfetto. Poi abbiamo Kingsley Coman, 4 mossa abilità, 3 piede debole, super super veloce, anche lui è molto simile a Dembélé sotto diversi punti di vista, ovvero velocità e dribbling, è più forte sotto questi punti di vista, però di base non ha 5 piede debole e 5 mossa abilità come il buon Dembélé, però questa carta è assolutamente interessante. Diciamo che migliorandogli il tiro e il passaggio anche lui lo rendiamo perfetto. Perfetto no, perché comunque ha 3 di piede debole, però sicuramente lo miglioriamo. Poi abbiamo Lucas Moura, 1,74 m, 4 mossa abilità, 4 piede debole, alto normale, versione base, anche lui esattamente come i suoi precedenti compagni di reparto, è veloce, ha un ottimo dribbling, ma pecca in tiro passaggio, meglio la sua finalizzazione degli altri, ma ugualmente anche a lui stile intesa miglioriamo tiro passaggio ed è molto meglio. Poi abbiamo Sissoko che è il solito bagatone a chiudere le rose, molto forte, carta sicuramente interessante, sicuramente carta che nonostante tutto regge, ma col passare del tempo non sarebbe male upgradarlo, anche perché penso che nel frattempo sarà uscita la sua versione Future Star a cui tutti noi dovremo mirare. Però comunque in difesa è messo bene, fortissimo fisicamente, super resistente. Ma io a lui o metterei ombra per migliorargli di parecchio velocità e difesa, o motore nel suo caso, quindi ombra o motore. Probabilmente andrei più su ombra in questo caso. Poi abbiamo, per chiudere la rosa, Ang Min Son, 5 piede debole e 4 di mossa abilità. La sua caratteristica migliore è il fatto di essere equilibrato su 3 caratteristiche a livelli alti, poi pecca un po' nel passaggio ed è molto resistente, perché velocità, tiro e dribbling sono più o meno la stessa roba. Diciamo che se lo usi punta gli metterei cacciatore per migliorare velocità di tiro, se lo usi trequartista catalizzatore. Però io lo userei punta in questa rosa, perché secondo me quel 5 di piede debole è molto molto importante. Detto ciò, come modulo in game io utilizzerei il 4-2-3-1, che è il mio modulo preferito, come sapete ormai è il modulo che utilizzo da un sacco di FIFA. Sissoko e Allan a centrocampo, userei tendenzialmente Dembélé trequartista con Coman, che comunque è destro a destra, forse perché è più scarso di Lucas coi piedi, e Lucas a sinistra. Ora, detto ciò, sicuramente ci sono delle cose a migliorare, però perché ho impostato una squadra in questo modo?
Sicuramente, perché vediamo subito dove bisogna migliorare, ovvero la tre quarti, ovvero Lucas e Dembélé. Perché l'ho impostata così? Perché adesso dovrete andare a step. Comunque questa squadra è già forte, perché in difesa è forte, reggerà ancora per un po'. Sicuramente migliorare il buon Semedo non sarebbe male. Però comunque il natural cambio per il buon Dembélé è sicuramente Messi. E al posto di Lucas può essere un Laudrup Moments, può essere una delle carte che prendete dagli swap, un Kakà per dire, o altri. Però se siete su Xbox ricordate, questa squadra costa 750k su Play, mentre su Xbox costa 650k. Quindi cosa fate? Mettete Lucas Moura nella versione 85, che è la versione appena uscita, costa comunque un filo di più, costa 100k, non proprio un filo. Però insomma, con questa versione secondo me già becca un bel upgrade, perché prende comunque un bel più 4 in tiro, un bel più 4 in passaggio, un bel più 2 in velocità e dribbling. E insomma, come carta diventa già parecchio più forte. Così già è molto meglio. E nulla, fatemi sapere se preferite questa o la prossima, che iniziamo adesso. Partiamo con Ter Stegen per la seconda squadra. Ter Stegen che è, a mio parere, il portiere tra quelli base più forti del gioco. Diciamo che non ha nessuna caratteristica, escludendo ovviamente la velocità, sotto l'85, che è veramente eccezionale. 90 di riflessi, 88 di tuffo, 88 di piazzamento lo rendono un portiere davvero preciso e sempre puntuale. La presa non è delle migliori, però comunque con lo stile intesa di base arriva a 94 di presa, quindi direi che può comunque andare bene. Il resto tutto va sul 97-99 e la velocità forse è la caratteristica dove sembra peccare meno, ma in realtà poi in game non è così. Esce dalla porta, esce sui cross e parate coi piedi sono i suoi treat. Il treat secondo me più importante che ha tra le caratteristiche è quello delle parate coi piedi, perché è veramente eccezionale. Le parate coi piedi sono una delle sue peculiarità più famose anche nel gioco e a me piace particolarmente. Poi abbiamo Kyle Walker, uno dei terzini che alla fine, da inizio a fine gioco, per chi fa squadre low cost è forte, perché comunque è veloce, un'ottima accelerazione, ha una buona reattività, contrasto piedi, scivolate, intercettazioni sono buone, la resistenza e l'evazione c'è, diciamo che di base la carta c'è. Diciamo che la forza fisica è ok, ho detto mille volte diciamo, però ci sono due alternative, due vie di pensiero, anzi tre in realtà, però io ne elenco due in questo caso. La prima è di mettere ancora, quindi migliorargli l'accelerazione, la velocità e comunque la difesa in generale, per lo più perché la lettura difensiva non è perfetta, e un po' la forza fisica. Altri invece che preferiscono lasciargli questa velocità e migliorare di parecchio lettura difensiva e forza fisica. Lui ha un'ottima rimessa, ricordatelo che può essere utile. Poi abbiamo Clément Lenglet, 4 di piede debole, normale alto, 1,86 m, la difesa è molto molto buona, l'abbiamo visto prima che è molto simile a Romagnoli, lo stesso, cioè è molto simile a Romagnoli in termini difensivi e di fisico, ovvero 82 forza fisica che non è incredibile e comunque è ok la velocità. Io anche a lui metterei ancora, perché secondo me non basta con la forza fisica, cioè in realtà potete mettere ombra o ancora, o se gli mettete ombra gli migliorate parecchia velocità e di parecchia difesa, ma la forza fisica rimane quel che l'è. Io gli metterei ancora, migliorando un po' la velocità e di tanto la forza fisica. Poi abbiamo Varane, 1,91 m, carta che da inizio a fine gioco anche lui comunque la si ritrova sempre, perché è molto veloce, l'accelerazione è molto buona, la difesa pure è molto buona e molto forte fisicamente. Anche a lui metterei ancora, perché non ha bisogno di ombra, perché la velocità è già buona. Con ancora arriva a sistemare più o meno un po' tutto, poi l'equilibrio non è incredibile, migliorandogli un po' la forza fisica lo rendiamo più utilizzabile rispetto a come è adesso. Poi abbiamo Ferland Mendy, 5 piede debole, 4 rimossa abilità. Questa carta sappiamo tutti essere rotta, è un po' come Sissoko, sono quelle carte buggate che anche se sono basse di over o low cost un poco rimangono fortissime. Super veloce, a livello di reattività c'è, però poi per il resto sembra una carta del cazzo se la vediamo così. Poi in game è fortissimo, però boh, la carta è difficile da leggere. Io gli metterei onestamente sentinella, cioè secondo me lo si è intesa migliore da mettere questa carta, che gli miglioriamo in parecchio la difesa e la forza fisica. Poi ha comunque 5 piedi deboli e 4 mosse abilità, sembra più agile in game e migliore coi piedi, quindi per me basta quello e avanza. Poi abbiamo Riyad Mahrez, versione 87, poi ovviamente vi dico già che su PlayStation ci vorrà l'86 se non erro per farci stare il budget. 4 di mossa abilità, 5 mossa abilità e 4 di piede debole. La sua caratteristica migliore è sicuramente il dribbling, perché è molto molto agile, il controllo palle e dribbling sono eccezionali, in game ve ne renderete conto di quanto è forte sotto quei punti di vista. A livello di tiro è buono, ha un ottimo cross, il passaggio è ok e la velocità è buona. Io direi che a lui ci possiamo mettere
o catalizzatore o comunque una, non mi ricordo se c'è una sintesa che dà velocità a tiro e passaggio, mi sembra di no, però gli darei velocità e passaggio perché lui lo utilizzeremo comunque fascia barra tre quarti ed è accettabile il tiro. Poi abbiamo Sissoko, che l'abbiamo già analizzato prima, quindi non mi risoffermo. Coman, anche l'abbiamo già analizzato nella squadra precedente. Cyprien, versione Winter, prima che mi fate domanda, ma non è scaduto? No, questa carta non scade, questa SBC non scade, senza scadenza. 1,80 m, 4 di massa abilità, 3 di piede debole. Questa carta, secondo me, è veramente incredibile. Costa poco. Ora, non so se è salito leggermente il prezzo, nel caso sia salito... mi sembra di no, mi sembra che costa ancora 220-230 mila crediti la sua SBC. Se dovesse essere salita per qualche SBC uscita nel frattempo mentre carico questo video, semplicemente non fatela, aspettate che finisca con l'SBC. Però comunque è molto forte perché difensivamente è molto molto bravo, pecca un po' una scivolata ma va bene, forte fisicamente, resistente, un'ottima elevazione, ottimo controllo, molto agile, ottimo dribbling, ottimo passaggio, ottima potenza di tiro, non è un gran finalizzatore ma segna qualche volta ed è veloce. Carta veramente assurda, Gullit Gang, io gli metterei Ancora onestamente, Ancora perché secondo me è dove ha più bisogno. Nel frattempo la mia voce è diventata robotica. Poi abbiamo Beyeder, 5 piede debole, 4 di mossa abilità. Lui è molto agile, una delle sue caratteristiche migliori è la finalizzazione. 91, ragazzi, cioè ha 85 tiro, ma ha 91 in finalizzazione. 91 in finalizzazione, 92 in posizione offensiva, 92 di agilità, 92 di equilibrio, 90 accelerazione. Direi che dove ha bisogno è sicuramente il passaggio. Io gli metterei o catalizzatore se lo usate a tre quarti, quindi migliorando velocità e passaggio, ma utilizzandolo come punta secondo me può anche starci, gli metterei comunque cacciatore per migliorargli sempre velocità ma soprattutto potenza tiro e il resto dei tiri. Poi abbiamo Antoine Griezmann, non carta incredibile lo so, però per adesso può andare bene, io lui lo userei a tre quarti, 4 mossa abilità, 3 piede debole, lui comunque ha un'ottima finalizzazione, un'ottima agilità, un ottimo passaggio dove pecca la velocità, gli metterei cacciatore se lo usate come punta, catalizzatore se lo usate come trequartista e secondo me per adesso non disdegna. Questa è la squadra, come vedete anche qua tutti al massimo di intesa, questa costa 50-60 mila crediti in più rispetto a quella di prima per PlayStation, mentre quella prima costava meno su Xbox, ho fatto il cambio. Questa qua invece dovreste levare tendenzialmente Griezmann e downgradare Mahrez alla versione precedente per avere comunque questa squadra qui. Oppure tendenzialmente potreste prendervi Coman base e aspettare di avere i crediti per Coman o comunque un altro francese a mettere al suo posto. Questa squadra secondo me è ottima, in questo caso l'icon swap secondo me è consigliata è mettere Laudrup al posto di Griezmann, così risparmiamo su quel budget e riusciamo a aumentare anche Mahrez. E poi in futuro direi di migliorare magari Mahrez, magari con Lucas mutaforma potrebbe essere un'idea, mettere sotto magari la versione migliore di Walker, in alto a sinistra potreste mettere Mbappé, ci sono un po' di soluzioni. Comunque come modulo giocherei con il 4-2-3-1, che è il, sapete, il mio modulo preferito, Cyprien a sinistra con Sissoko a destra e in attacco userei semplicemente Griezmann a tre quarti con Beyeder davanti, Coman a destra e Mahrez a sinistra. Oppure 4-4-2 utilizzando Griezmann come punta, perché comunque Griezmann come punta la può fare in un attacco 2 secondo me, e usiamo Beyeder a destra e Griezmann a sinistra con Coman e Mahrez sulle fasce e Cyprien stesso qua a centrocampo. Però usate quello con i mediani 4-4-2. Fatemi sapere se preferite questa o quella prima. Però ragazzi, che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate tanti like, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e ci vediamo nel prossimo video. Bella a tutti!